TheEconomy.it, siamo qui con il professor Fabio Verna, economista ed esperto anche di trasporto aereo e di quello che si muove intorno. La notizia di questi giorni è che sul tavolo di Mario Draghi, il premier del governo del presidente, è atterrato in questi giorni una grossa grana che porta il nome di Alitalia. Non è una grossa grana per lui perché da quando è nata l'Italia sembra che secondo Mediobanca abbia avuto 47 miliardi di euro di aiuti di Stato. E gli ultimi tre Che sono terminati in questi giorni, sono finiti. che sono finiti in questi giorni, gli ultimi tre sono stati concessi proprio durante il lockdown e con il placet dell'Europa. A questo punto però la compagnia di bandiera, l'ex compagnia di bandiera, ha comunicato di non avere più il denaro per far fronte al pagamento degli stipendi di febbraio e di marzo. Quindi la grana è veramente enorme, si tratta di 20.000 persone impiegate nell'azienda, che Aziende non, consociate. azienda e consociate, bene, che però non sanno quale sarà il loro futuro. Draghi ha visto il ministro delle finanze, ha visto il ministro dello sviluppo Dell'infrastruttura. economico e quello delle infrastrutture, Giovannini. Mercoledì ci sarà un incontro con la commissaria europea Vestager. Cosa andiamo incontro su questa querela? L'Europa non vede di buon occhio la vicenda di compagnie di bandiera o comunque di compagnie aeree che abbiano grandi e rilevanti aiuti di Stato, come purtroppo è accaduto con l'Alitalia dalla sua nascita ad oggi. L'Alitalia è una grande compagnia di trasporto aereo, con aviolinee importanti, con personale estremamente qualificato, con ammodernamento e un'efficienza tecnica notevole, ma tutto questo ha dei vastissimi costi. Se gli aerei volano a pieno carico, vi trasportano molti passeggeri, questo ammortizza questi costi. Se gli aerei volano, come è successo chiaramente nel corso del 2020, in cui il trasporto aereo è stato totalmente, se non azzerato, ridotto ai minimi, Paralizzato proprio. paralizzato in tutti i modi, chiaramente questi costi vengono mantenuti e restano costi fissi, ma invece gli introiti, i ricavi che questi costi dovrebbero generare non si generano e chiaramente le perdite vanno fuori con l'accusa. Lei, direttore, ricordava della mia esperienza. Io ho fatto una lunga esperienza in una compagnia aeroportuale. I cittadini non immaginano spesso che sono gli aeroporti che fanno cassa, ancor Sì. più delle compagnie, Gli slot. esattamente, e poi le compagnie chiaramente necessitano di appoggiarsi agli aeroporti, perché chiaramente gli aerei devono poter atterrare. In pochissimo tempo rimessi in aria, gli aerei non devono stare a terra, gli aerei devono volare costantemente, manutenzione con tutto quello che necessita. Per cui, avendo fatto un'esperienza direttamente in un consiglio di amministrazione di una compagnia che, oltre a essere un hub di un importante aeroporto italiano, aveva all'epoca anche una sua compagnia che gestiva privatamente, un'esperienza me la sono fatta con dei grandi maestri. Da qui queste mie considerazioni. Ora, il problema dell'Italia è intanto una gestione a mano pubblica, un eccesso del personale, una serie di benefit dati a pioggia, una super efficienza, e questo è Mi il punto. perdoni, ma ancora succede per esempio che piloti e hostess vengono presi a casa da una macchina speciale, oppure quando vanno in Brasile poi stanno fermi una settimana prima di ripartire con lo stesso aereo con cui sono scesi, tutto in alberghi, tutto a spese della. Non è Questo era esattamente, un classico del sono tempo. voci in parte vere, perché come vecchio detto popolare, dove c'è il fumo c'è anche l'arrosto, ma non è proprio così. Le macchine che prendono gli equipaggi servono per un motivo tecnico, per far sì di avere la certezza che quell'equipaggio sta tutto lì presente, operativo, Al sotto momento della al momento partenza, giusto, che non c'è certo. quello che dice: scusate, io dovevo parcheggiare, scusate, io ho bucato una gomma. Per cui è un Certo. tecnicismo che ha una sua valenza nel funzionamento di Quindi una macchina è un complessa. costo industriale, è un È costo un di costo industriale che produzione. si può comunque, certo, magari si può organizzare meglio, si può ridurre, si può in qualche modo gestire in maniera più semplicissima. Come il problema degli equipaggi a terra, in alcuni hub internazionali vi sono equipaggi di scorta.
equipaggi che si stanno sì effettivamente riposando, ma anche questo è meritorio dopo lunghe trasvolate, ma che in realtà servono per fare dei cambi perché magari arriva un altro equipaggio che va sostituito. Non è semplice la macchina come noi la intuiamo. Certo, vi sono stati sicuramente una serie di fatti per cui magari un equipaggio dell'Italia stava fermo a Rio e chiaramente il comandante, vice comandante e persona di bordo giustamente se ne stava 4-5 giorni a Copacabana perché chiaramente doveva stare lì e chiaramente ne approfittava. Ma non è una forzatura, non è una spreco. Vi faccio un esempio particolare. L'Italia ha partecipato per anni. L'Italia come ragione giuridica non esiste più già oramai da 12 anni. Certo. L'Italia S.P.A. divenne CAI, sì. La CAI divenne SAI, la compagnia aerea italiana, quella dei capitani coraggiosi, sì. Quella della famosa cordata ai tempi di Berlusconi, con l'ipotesi quando, di accordo. C'era Lufthansa che chiedeva di. Io all'epoca mi sono occupato di tutta la vicenda e sono stato un grande fan dell'accordo con i tedeschi per fare. L'Europa non è solo l'euro. L'Europa vuol dire anche una grande compagnia aerea europea, per esempio, se vogliamo parlare di Europa. Come dovremmo parlare di un fisco europeo? Se noi avremo sempre problemi a due velocità con due. Ma invece poi entrò anche Etihad, gli Emirati Arabi. Successivamente, inizialmente ci fu l'operazione CAI. Sì. Poi si sono resi conto i famosi capitani coraggiosi, che non erano abbastanza coraggiosi, hanno fatto un passo indietro. All'italiano. Entrata Etihad con la grossa forza dell'economia, chiaramente dei paesi sauditi, del petrolio, che voleva venire sulle rotte europee, per cui gli interessavano quelli che vengono chiamati in gergo slot, che sono i punti di atterraggio, i punti di carico e scarico dei passeggeri, i punti finali delle rotte, che sono la parte di ricchezza di una compagnia aerea, perché chiaramente quando una compagnia ha uno slot importante, le altre compagnie non volano più lì, o ne volano di meno, perché comunque poi vengono assorbiti tutto il traffico aereo, tutto il traffico passeggeri, per cui non è più conveniente andare a fare concorrenza su quel tipo di rotta. Certo. Anche gli arabi che sono entrati con una formula che li ha svantaggiati, perché entrarono al 49% rispetto alla compagine italiana, quindi senza il controllo della compagnia. Non sono stati soddisfatti della gestione che era rimasta in mano agli italiani e a un certo punto sono usciti. A questo punto l'Italia è tornata a essere la SAI, società aerea italiana, è tornata a essere di pertinenza del Ministero del Tesoro tramite Cassa Depositi e Prestiti e a questo punto ha ricominciato a riaccumulare perdite. Quello che è stato il colpo di grazia è stato il Covid, certo. È stato il colpo di grazia dell'economia mondiale. Qui non vogliamo perdonare il management di Alitalia, è qualcosa che non era prevedibile, è qualcosa che ha destabilizzato potenze industriali. Ma per tutte le potenze industriali del mondo, la Germania non sta più vendendo BMW, Mercedes e Audi, non sta vendendo Porsche, ma non perché la gente non vuole la Mercedes, perché la gente non esce di casa e non ha bisogno della macchina. Certo. Cioè, ci sono delle. E anche il petrolio. Anche il petrolio, la benzina. Piano piano, mi pare. Ne viene consumata. Il prezzo del petrolio sta risalendo perché si stanno esaurendo le scorte, soprattutto perché stanno venendo poi le energie alternative. In questo momento il piano della più grande compagnia petrolifera italiana, che è l'ENI, il strategic plan, esposto pochi giorni fa personalmente da Claudio Descalzi, il loro super amministratore delegato, parla di una svolta verde importantissima, di rinnovabili, parla di green, parla di solare, parla di eolico, parla di tutta una serie di passaggi in cui il combustibile piano piano andrà in calmierato, a scemare. Sì. Tornando dall'Italia, perché abbiamo raccontato un po' la storia di questa compagnia, adesso si parla di una newco, la ITA, che dovrebbe rilevare un'altra volta, come potrebbe essere il dispiegamento di questa strategia? Mano a mano che nascono le newco si perdono qualche ramo secco. C'è anche la bad company? Sì, la prima parte, quando torniamo al 2007, al 2008, rimase in mano al commissario straordinario, all'epoca un illustre economista italiano, il professor Fantozzi,
la Bad Company venne piano piano liquidata e rimase in mano ai capitani coraggiosi la CAI, la nuova società che era la ripulita dai debiti, esatto, che rimasero in groppa allo Stato, però che rimasero, esattamente Stato. Per cui, come sempre, la mano pubblica. Sì. E veniamo al problema che a livello di commissario europeo del trasporto, che chiaramente non vuole l'Europa, non vuole la Commissione europea, che ci sia una mano pubblica e un supporto pubblico a queste tipo di iniziative. La Commissione europea non vieta a una nazione di possedere un asset strategico come la compagnia di bandiera, cioè vieta di sovvenzionarla costantemente perché diventerebbe illecita concorrenza con le altre compagnie europee. Però poi Lufthansa mi pare che abbia avuto aiuti pubblici. Ha avuto Lufthansa nel corso del 2020, ha avuto, usando una parola che va di moda, dei ristori. Perché erano saltate le regole del... Il 2020 ha fatto saltare le regole del gioco. Voi immaginate le ferrovie dello Stato che hanno avuto la tratta Roma-Milano, che è stata quella che gli ha dato dei vantaggi economici sui Frecciarossa, che hanno mandato un Frecciarossa sì, un Frecciarossa no, a metà passeggeri. Certo. Perché le poltrone, certo, sui Frecciarossa sono alternate una sì, una no. Per cui, certo, vuol dire esattamente la metà dei treni e la metà dei biglietti. E io che ci ho viaggiato era proprio vuota la carrozza, tra l'altro. Non chiaramente la gente ha paura, non certo, solo, c'è il divieto di spostamento fra le regioni, eccetera, eccetera. La situazione è molto più grave di quello che noi pensiamo. La filiera economica, che è qualcosa che ci sfugge. Io ho sentito dire recentemente da alcuni cittadini, giustamente esacerbati, perché questo è un problema psicologico che sta colpendo tutti. Ah, i ristoratori perché protestano? Quelli hanno sempre guadagnato un sacco di soldi. Sì, questa poi è la lotta tra i poveri. Può anche essere così. E i 10 camerieri, e il cuoco, certo, e quello dell'ortofrutta che gli porcia, certo, tutti i giorni la frutta tutta fresca, la filiera agricola, e il macellaio, sul turismo, la lavanderia che lava tutte le tovaglie e tutti i cosi. Quelli non guadagnano più. Certo. Cioè, noi identifichiamo sempre le punte delle lance, certo, ma non ci rendiamo conto che dietro la punta delle lance c'è tutta l'asta. C'è tutto, certo. Per cui c'è un sistema che viene fermato. E chiaramente il trasporto mondiale è stato fermato. Come potrà finire? Allora, se è saltata la austerity, sostanzialmente imposta, non ci potrebbe essere adesso un intervento pubblico serio da parte dello Stato, visto che ormai o l'Europa ancora ci contesterebbe qualcosa? Noi siamo a 160% di debito sul PIL. Incasseremo 207 miliardi di recovery fund che non possono essere destinati al risanamento di perdite pregresse. Dobbiamo investire ulteriori 3 miliardi, 4 miliardi per far funzionare, non per rilanciare, ammodernare, comprare nuove linee, semplicemente per far camminare ieri un altro anno e mezzo. In un momento in cui abbiamo delle situazioni in cui purtroppo sono piccoli imprenditori che si sono suicidati. Quindi è possibile che lo Stato dia altri fondi al momento, immediatamente? Io da cittadino sono per un taglio netto. Se noi guardiamo i bilanci di Alitalia nei pregressi 20 anni, sì, c'è stato un solo anno in cui l'Italia è andata inutile. Certo. È stato un anno atipico. L'Italia era entrata in un sistema europeo insieme a KPLM e Air France, in cui dovevano fare questo Sky Team e l'Italia era parte di questo Sky Team. Sì. Air France e KPLM hanno rinunciato a questo accordo e per rinunciare, e per cui per escludere l'Italia, per farla uscire, hanno dovuto pagare una mega penale sul contratto. Quello è stato l'unico anno in cui il bilancio di Alitalia è andato inutile. Ma non è andato inutile perché hanno trasportato, certo, più passeggeri, certo, o perché hanno fatto delle economie di scala. Hanno incassato una penale. La compagnia purtroppo ha una mala gestione che nasce a monte. Acuita questo, dobbiamo essere estremamente seri e onesti, da fenomeni particolari. Vi ricordate quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle? Sto parlando dell'11 settembre, sì, famosissimo, storico. Per un anno la gente non ha preso gli aerei. Sì. Le compagnie aeree di tutto il mondo, ma American Airlines, sto parlando dei mostri sacri, hanno avuto problemi gravissimi. Per cui il problema è che al momento in cui vi è circolazione di capitali, circolazione di merci, circolazione di
economia, le compagnie aeree guadagnano. Quando questo non c'è, ma perdonatemi, soltanto il fatto che in questo momento siamo tutti quanti smart working, certo, e per cui le riunioni non si fanno più. Quante volte io andavo a Milano per una riunione, adesso mi metto di fronte a uno schermo, vedo i miei collaboratori dell'ufficio di Milano e facciamo la conference call e risolviamo tutto ugualmente. Sono biglietti di aereo che non vengono impiegati. Il mio non vale niente, ma quando sono 1.000, 10.000, 100.000 biglietti aereo in meno in un anno... È un buco enorme nei conti di un'azienda. Non solo, Alitalia ha subito negli ultimi anni un tipo di concorrenza che prima non aveva. Prima tutti quelli che facevano la famosa tratta, la Roma-Milano, la tratta di grande afflusso di passeggeri, su cui Alitalia guadagnava molto, perché si andava a Milano in 50 minuti. Adesso sì, i Frecciarossa sono diventati estremamente competitivi. Sì, assolutamente. Molto ti portano in centro città, ti portano invece che a Malpensa, esatto, che potrebbe fare 40 minuti. E quello è un ragionamento, non c'è più il check-in, non devi andare più a Malpensa allinato a Fiumicino, e devo dire i costi sono estremamente più ridotti, certo, perché comunque un'andata e ritorno a Milano con Frecciarossa con 100 euro più o meno si organizza, euro, esatto, e con l'Italia ci si va soltanto, non ci si va e ci si torna. Per cui sono tutti fenomeni particolari che hanno influito, per cui quello che è il libero mercato, la competizione... Quella poi era la tratta su cui loro facevano cassa, assolutamente. Esatto. E quindi, diciamo... Calcolate che c'erano 15-16 voli in andata e 15-16 voli al ritorno Roma-Milano, tutti i giorni, pieni, tutto l'anno. Tutti pieni, poi, era difficilissimo trovarlo, comunque, anche esatto, con Frecciarossa... No, anche con la freccia alata che era il pass per entrare in Alitalia, sì, freccia rossa e Ferrovie dello Stato. Anzi, ora Trenitalia, noi ogni tanto cambiamo i nomi alle compagnie, le compagnie restano belle. Vabbè, è vero, cambiano il nome spesso. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare dopo mercoledì? Come vorrà risolverlo Draghi? Come allora, Draghi si toglie questa patata bollente? In questo momento Draghi purtroppo ha delle soluzioni. Perché poi ci sarà l'IBA, poi ci sarà Electrolux, poi ci sarà... I tavoli tecnici. La serie sono 160. I dossier. E io non voglio permettermi critiche politiche, ma quando sentivo l'allora ministro dell'economia e dello sviluppo economico, che all'epoca era il nostro attuale ministro degli esteri, che Di Maio, che non brilla per competenza, non mi permetto critiche, non sta a me dirlo, ma insomma, quando lui andava a risolvere, cioè abbiamo risolto il problema dell'Ilva, abbiamo, perché lui lanciava tutte queste serie di flash molto forti, molto belli se fossero stati veri. Pensate cosa è successo a Ilva, diventata ArcelorMittal quando è stata venduta a questo gruppo internazionale franco-indiano, e dove una senatrice proprio dei 5 Stelle, la senatrice Lezzi, si è impuntata su un cavillo del contratto, su una clausola contrattuale che era di salvaguardia al management su certe operazioni di riconversione. Certo. Che non è lo scudo penale. Sì, ma non è qualcosa di atipico. Certo. Queste persone non volevano uno scudo penale su un pregresso. Cioè noi dovremmo andare a mettere in campo una serie di attività di bonifica e di risanamento mentre le mettiamo in essere, mentre portiamo a termine un buon processo, può succedere qualcosa che non dipende da noi, ma dipende da una mala gestione. E poi paradossalmente ce n'ha anche Arcuri, lo stesso Conte, il governo nella gestione della pandemia, sono fatti le cause di salvaguardia, esattamente. Chiaramente di fronte a questa azione è saltato il contratto, per cui ArcelorMittal, che si sarebbe preso in carico dell'Ilva, dei nostri dipendenti, che avrebbe avviato questa grossa operazione di risanamento, di bonifica di Taranto, perché guardate che l'Ilva ha inquinato un'area intorno a per chilometri e chilometri, queste polveri rosse però, che sono da però lì c'è anche l'accusa ad ArcelorMittal di aver comprato sostanzialmente un competitor e di averlo ammazzato. Quello, il discorso è un po' ampio, poi magari un'altra volta lo facciamo un'altra volta. Io mi compro un'azienda che mi fa del dumping e io automaticamente me la tolgo dal mercato. La uccido, è come se io... Però per uccidere avrebbe dovuto sistemare tutti i dipendenti. Non la può uccidere chiudendola, perché se la chiude deve comunque mettere prima in cassa integrazione, e in quel caso è una cassa integrazione non...
che fa sulle casse dell'INPS, ma sulle casse dell'azienda, se decide l'azienda di chiudere. Certo. E poi pagare tutti i TFR, poi le pensioni, per cui sarebbe stata una salvaguardia delle persone. Comunque di questa ne riparleremo. E poi chiudendo l'avrebbe fatto Green Economy, perché avrebbe salvaguardato la popolazione di Taranto. Adesso ce l'abbiamo aperta, ce l'abbiamo in produttiva, dobbiamo risanare gli alti forni. I forni entro due mesi. Assolutamente. Tornando all'Italia, come finisce? E poi chiudiamo. Allora, la mia sensazione è che Draghi in questo momento non possa permettersi di chiudere la compagnia di bandiera, per cui troverà dei fondi per dargli ancora un po' di fiato. Ma sicuramente, ricordiamoci che Draghi è abile nelle dismissioni. Draghi, quando fu tantissimi anni fa direttore generale del Tesoro, lanciò alcune prime importanti privatizzazioni. Per cui credo che in maniera più forte, più incisiva di come hanno fatto il Presidente del Consiglio prima di lui, cercherà un partner internazionale che si prenda carico di Alitalia, e potrebbe essere la soluzione giusta, ma non deve essere un'operazione come quella di Etihad, in cui noi ne rimanevamo al 51% perché difendevamo i colori sulla coda dei nostri velivoli. Perderemo i colori. Uno spacchettamento con vendita degli altri, lo spezzatino famoso. Nello spezzatino guadagna soltanto chi vende. E comunque si perdono i posti di lavoro, si perdono le linee, e si perde comunque l'identità della compagnia. E comunque l'Italia come nazione non avrebbe più una compagnia di bandiera. E sì, i velivoli sono ricollocabili su tutte le compagnie minori in Africa, in Sud America, che comunque sarebbero appetibili. Gli slot se li prenderebbero le grandi compagnie internazionali, comprandoli. Però non ci sarebbe più qualità. Non ci sarebbe più. Bene, andremo avanti. Intanto mercoledì c'è il primo incontro con l'Europa. Torneremo a parlarne vedendo che cosa succederà. E speriamo comunque che soprattutto una fine delle chiusure, un ritorno alla normalità tra almeno un anno, non credo prima, possa ridare fiato anche a questa nostra azienda che è un po' nel cuore di tutti. Grazie professore. Grazie a voi.